Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino, proprio all'interno del campo di bocce che usavano i piccoli seminaristi quando giocavano anche con lo stesso Padre Pio e con i suoi confratelli. Oggi qui per raccontarvi la storia di Barbara Valentini, che ha raccontato e ha condiviso con una rivista questa storia. Lei ci ha inviato l'articolo a firma di Roberto Allegri che ha raccontato la sua storia. Infatti lei racconta: mi sono tatuata la firma di Padre Pio sulla spalla perché voglio che sia sempre vicino a me, racconta la Valentini. Il tatuaggio copre la cicatrice, quella cicatrice è di un melanoma che mi è stato asportato. Sembrava solo un neo, ma aveva un brutto aspetto che al dermatologo non piaceva. E infatti gli esami confermarono l'ipotesi peggiore, era un tumore. Ho iniziato subito a pregare Padre Pio. Il medico era molto preoccupato, ma l'operazione andò benissimo. Ed ora porto il suo nome tatuato sulla pelle, è la mia bandiera. Lui è il mio protettore, è il protettore della mia famiglia e ci manda sempre segni della sua presenza. La signora Valentini, impiegata a Civitavecchia, 50 anni, racconta di essere sempre stata una devota di Padre Pio, una devozione che le è stata inculcata proprio dalla mamma. Durante il viaggio di nozze nel 61, la mamma si fece portare da mio papà a San Giovanni Rotondo e assistere alla messa celebrata da Padre Pio. Tante volte mi ha raccontato l'emozione fortissima che ha provato quel giorno. Sono quindi cresciuta sentendo sempre parlare di Padre Pio e mi viene spontaneo di pregarlo, chiedere la sua intercessione nei momenti difficili anche della mia famiglia. A volte non gli do pace, parlo con lui continuamente, così diceva di fare ai suoi figli spirituali, pregare in modo insistente e lui non si fa mai attendere, come ad esempio racconta Barbara la nascita di sua figlia Rebecca. Soffrivo di una grave forma di endometriosi e non potevo avere bambini. Decisi di provare con la fecondazione assistita, anche se i medici mi dissero che era impossibile per me portare avanti la gravidanza, ma io ne parlai con Padre Pio in preghiera, proprio così, come se fosse lì davanti a me. Gli dissi quanto forte fosse il mio desiderio di diventare mamma, gli dissi che sapevo che in altre occasioni aveva aiutato tante donne della mia stessa situazione, che perciò mi fidavo di lui. Era il 2002, l'anno in cui Giovanni Paolo II dichiarò santo Padre Pio. In quel momento ero davanti alla TV e dentro di me la mia bambina scalciava. Può sembrare strano, lo so, ma sono sicura che anche lei fosse felice in quel momento. La gravidanza andò avanti benissimo e poi partorì senza problemi. Rebecca ora ha 20 anni ed è bella come il sole. Anche lei, devota di Padre Pio, e spesso mi accompagna a San Giovanni Rotondo.